Siamo qui con uno dei volti dell'Erbaluce di Caluso, un grande vitigno della provincia di Torino. E proprio a questo proposito ti chiedo, la vostra presenza a Terra Madre, ma cosa significa per voi produrre Erbaluce in provincia di Torino nel 2024? Ma produrre Erbaluce intanto significa produrre una tradizione che il canavese ha da parecchie centinaia di anni. Produrlo nel 2024 vuol dire probabilmente avere un po' più di soddisfazioni dalla qualità delle uve rispetto anche solo a 30 anni fa, che io li ricordo perché ho iniziato a lavorare nell'88, anche se la mia cantina ha 4 generazioni, per cui abbiamo 130 anni di storia, ma sicuramente in questi ultimi anni il raggiungimento di una maturazione completa, il raggiungimento di una sanità delle uve ottimale e più semplice rispetto a quando il canavese era proprio chiamato il verde canavese, perché c'erano piogge molto frequenti durante tutto il periodo primaverile, ma anche estivo e anche nella prima parte dell'autunno. Per cui questo è secondo me un vantaggio evidente. I vini canavesani sono migliori qualitativamente, sono più buoni negli ultimi anni. Voi come azienda collaborate da tempo con Camera di Commercio, sia con il progetto Maestri del Gusto, sia con il progetto dei vini Torino DOC. Cosa vi ha portato aziendalmente questa collaborazione con Camera? Ma allora, intanto vediamo una Camera di Commercio che si spende molto sui prodotti artigianali e di qualità, e questo, cioè, in qualche modo ci supporta già anche moralmente. Cioè, una Camera di Commercio di Torino, che forse per molti anni l'abbiamo vissuto un po' vicino all'industria e meno vicino al mondo agricolo, artigianale in particolare, oggi invece la viviamo come una qualcosa di vicino, di stimolante e anche di protettivo. Ecco, io credo che forse Maestri del Gusto e Torino DOC sia un po' una protezione a livello locale per quelle produzioni che in qualche modo sono dichiaratamente artigianali, ma veramente artigianali, e quindi lo vivo come una cosa assolutamente positiva. Poi vedo che tende anche a incentivare, adesso c'è il progetto Mange Bean, cioè anche ad implementare, non è ferma su queste due icone che sono state immaginate diversi anni fa e sono state realizzate e si vengono realizzate continuamente, ma c'è proprio un movimento a incoraggiare, ecco, che le produzioni tipiche vadano poi sul mercato, vengano usate dai professionisti chef e tutto, per cui assolutamente positivo. Perfetto, buona Terra Madre. Grazie.